Do you like it hard? Do you like it fast? Or do you like it slow and soft? In parecchie occasioni, coloro che scrivono, coloro che credono di essere scrittori, che vogliono essere scrittori, che sentono il richiamo verso la matita e il pezzo di carta, spesso e volentieri coloro che scrivono, coloro che si dedicano a comunicare con gli altri, sentono la necessità di avere un break, di poter rimanere in un attimo piuttosto lungo in cui non si comunica, non si passa informazioni, non si scrive. Questo perché molte volte quando si ha la necessità di comunicare con gli altri mancano spesso e volentieri gli spunti, manca l'ispirazione, manca qualcosa che possa permettere una scrittura veloce di comunicazione verso gli altri. Questo monologo dell'autore, queste poche parole che lascio agli amici che mi frequentano nel mio blog Sempre con la Luna, Parole al Vento, Tu ed Io, è un semplice modo di presentare finalmente un po' di più l'autore di questo blog. Farmi, sì, perché no, egoisticamente ci vuole un po' di egoismo, qualche volta mi fa anche piacere. Farmi conoscere, farmi, se si può, apprezzare o ascoltare i commenti negativi e positivi che possono esserci in quello che io poi alla fine scrivo. Non è che scrivo tanto, scrivo poemi miei, scrivo parole dedicate soprattutto all'amore. All'amore verso la vita, all'amore verso gli animali, verso le cose, verso le persone care. E proprio in questo contesto che a volte manca nella scrittura di queste parole dedicate ad altre persone, manca non l'ispirazione, ma si cerca qualcosa di intimo, molto più profondo di quello che è stato detto. Questa è una breve presentazione di chi per questi, diciamo, 2-3 anni ha avuto occasione di leggere quello che io scrivo, inventato che sia una pianta. Non pretendo che siano poemi veri, non ho questa velleità di essere il grande scrittore o un grande poeta. Ritengo che sia bello scrivere su un pezzo di carta il proprio pensiero verso qualcosa, verso qualcuno, in forma un pochino forse più elaborata, forse un pochino più ricercata nel contesto. Certamente esce dagli schemi della normale poetica, perché non è una vera poetica, non è una vera prosa, ma fa piacere leggerla. Tutto qua. Se volete, continuate a leggermi.